Ehi, hey, ciao, io sono Francesco e oggi parliamo della messa in si minore di Bach. L'imponente Kyrie iniziale descrive un'angosciante invocazione verso il divino. Le tre ripetizioni si lanciano verso l'alto con ondate sempre più grandi. È il mare dell'umanità che anela verso Dio. Questo climax è un grido lanciato verso l'eternità. Dopo questa solenne epigrafe, gli strumenti iniziano una fuga dall'atmosfera cupa, funebre. Questa fuga ci trascina lentamente in un viaggio musicale, una recherche barocca fatta di voci e strumenti. La grande messa in si minore non è mai stata eseguita. Bach l'ha scritta lungo tutta la sua vita. Ogni parte della messa è stata scritta in tempi e luoghi diversi e per un'occasione diversa. Nei suoi ultimi anni Bach raccoglierà tutti questi pezzi sparsi in un'unica messa, un testamento spirituale, il primo grande greatest hits della storia. Quasi tutti i 26 numeri della messa non sono originali, ma rimaneggiamenti di altri brani di Bach, scritti lungo tutta la sua carriera. È come se in punto di morte egli avesse voluto riunire in una sola opera le sue pagine migliori. Il Crucifixus, Bach lo adatta da una delle sue prime cantate, la numero 12, scritta nel 14 a Weimar. L'Osanna, invece, è stato scritto praticamente sul letto di morte nel 49. Notiamo infatti una calligrafia incerta, tremolante. Osservate le linee tremolanti delle biscrome. Tra le pagine di questa messa sono racchiusi i ricordi di una vita intera. All'atmosfera cupa del Kyrie, Bach contrappone quella del Christ Eleison, un brano luminoso, leggero, galante, operistico. Le voci sono due e richiamano forse la dualità divina-umana di Cristo oppure la seconda persona della Trinità. Nel Gloria, dopo una fuga dal sapore arcaico, Bach ci stupisce con una sezione solenne e festosa. Trombe, timpani, si celebra il Signore. Soli Dei Gloria, come usava a scrivere Bach alla fine delle sue composizioni, ma si celebra anche qualcos'altro, la magnificenza della corte di Dresda. È il 1733 e Bach è in carrozza, in viaggio per Dresda. Lui è cantor a Lipsia, ma i rapporti tra Bach e il consiglio di Lipsia sono sempre più tesi. Bach sogna di trasferirsi a Dresda, alla corte dell'elettore di Sassonia e principe di Polonia Federico Augusto II. Il Kapellmeister di Dresda, Hasse, guadagna 16 volte quello che prende Bach a Lipsia. Bach scrive un Kyrie e un Gloria, questi che state ascoltando ora e che poi confluiranno nella messa in si minore. Bach li porta con sé come curriculum musicale nella speranza di ottenere un posto da direttore di cappella alla corte di Dresda. Era molto frequente questa pratica di inviare un biglietto da visita musicale per ottenere un lavoro. È per questo che sono stati scritti concerti brandeburghesi. E abbiamo visto nel video sul Vespro della Beata Vergine che anche Monteverdi un secolo prima aveva fatto la stessa cosa. Bach fa di tutto per ingraziarsi l'elettore. Il passaggio Tu solus sanctus è sul ritmo di polacca, un ritmo di danza tipico della Polonia. Chiaramente Bach non pensa tanto a Dio, ma fa l'occhiolino a Federico Augusto II, elettore di Dresda e principe di Polonia. Bach, dopo averci mostrato la gloria dei cieli, ci stupisce con un contrasto. Nell'Et in terra pax, timpani e trombe scompaiono. Si passa a un'atmosfera pacifica, carezzevole, sonnolenta. Sembra una scena del sonno in un'opera di Lully.
Questo cambio di atmosfera è molto teatrale ed esprime bene la sezione Et in terra pax. Nella retorica dell'opera di questo periodo, l'aria del sonno è un'aria in cui un personaggio ne addormenta un altro. Forse Federico Augusto si è davvero addormentato in questo punto, perché Bach non ottenne il lavoro, almeno non in quell'anno. Con il Domine Deus, Domine Fili, entriamo in un'atmosfera di intimità e delicatezza, grazie al suono delicato del flauto, accompagnato da violini con sordino. I due cantanti, un tenore e un soprano, rappresentano il padre e il figlio, che come in un'opera duettano insieme. Nel 1723 la famiglia di Bach si trasferisce a Lipsia. Bach ha ottenuto il posto di cantor, ma aveva anche dei doveri di insegnante, oltre a dover comporre la musica per feste religiose e quant'altro. Doveva insegnare ai bambini della scuola di San Tommaso. La camera da letto dei Bach e il dormitorio dei ragazzi erano divisi solo da un sottile muro. Lo studio in cui Bach scriveva confinava con le aule. Immaginate di dover scrivere l'arte della fuga mentre un gruppo di ragazzini fa la ricreazione. Ci credo che Bach voleva andare a Dresda. La presenza dei bambini è una costante nella vita di Bach, anche per via del fatto che ha avuto 20 figli. E in questo numero Bach, attraverso l'andamento giocoso del flauto, ci racconta tutta la dolcezza di questo rapporto. Ma proseguiamo con la messa. La delicatezza infantile del Domine Deus sfuma sulle parole Agnus Dei. La musica modula in mi minore sull'idea del sacrificio che comincia ad aleggiare sulla vicenda. Quei maledetti bambini fanno davvero casino a volte. Saltiamo qualche numero adesso perché non possiamo ascoltarla tutta. Nel Crucifixus, cromatismi, armonie dissonanti, andamenti discendenti ci raccontano il momento della crocifissione. Poi il corpo viene calato nella tomba e risorge in un tripudio barocco. È tutto molto teatrale. Bach si rifà alla messa napoletana, lo stile portato in auge dagli autori della scuola napoletana. Cioè uno stile in cui le varie parti della messa vengono rese in maniera molto varia attraverso stilemi operistici. Si drammatizza la messa attraverso arie, duetti, cori. Questo gli permette, come abbiamo visto, di alternare stili molto diversi tra loro. La messa non è solo un collage delle fasi artistiche della vita di Bach, ma con una sensibilità già molto illuminista, Bach realizza un'enciclopedia degli stili del suo tempo. Nella messa il severo stile arcaico convive con i ritmi vivaci delle danze barocche e con le melodie cantabili dello stile galante. Questo Crucifixus che avete ascoltato, Bach lo riprende, come ho detto, dalla musica della cantata numero 12 che aveva scritto all'inizio della sua carriera, nel 14 a Weimar. Bach inserisce nella messa le sue cose migliori, tutti i vari capitoli della sua vita. A Weimar Bach era organista e musicista di corte presso il principe Guglielmo di Sassonia. Non so se fino ad ora avete capito qualcosa del carattere di Bach, ma, indovinate un po', non erano in buoni rapporti.
Per questo un giorno bussano alla porta di casa Bach e il compositore si sente dire: Herr Bach, Sie sind verhaftet. Signor Bach, lei in arresto. Sembra un romanzo di Kafka, ma è la vita di Bach. Bach si fece un mese di carcere perché aveva accettato l'incarico in un'altra città e pensava di lasciare Weimar, ma non aveva chiesto il consenso al principe Guglielmo. Ora siamo arrivati al meraviglioso Sanctus. Man mano che andiamo avanti con l'ascolto, viene da chiedersi: ma questa è una messa luterana o cattolica? La cosa buffa è che la messa non va bene per nessuno dei due riti. Ora non scendiamo in dettagli, ma è curioso questo fatto. Ci sono momenti utili alla liturgia luterana ed altri tipici di quella cattolica. Perché Bach ha mischiato parti della messa cattolica con le consuetudini protestanti del tempo? Nel 45, durante la guerra di Slesia, le truppe prussiane invadono anche Lipsia. Bach si stringe alla sua famiglia mentre fuori dalla finestra i soldati marciano nelle strade. Si era appena conclusa la guerra dei 30 anni, sarebbe iniziata di lì a poco la guerra dei 7 anni. Per anni e anni l'odio religioso tra protestanti e cattolici aveva trasformato l'Europa in un cimitero. Dopo la liberazione di Lipsia, commissionano a Bach una messa di pace. Il Sanctus della messa in si minore che state ascoltando faceva parte di questa messa di pace. La messa in si minore quindi non è solo un album dei ricordi, ma è anche il simbolo di una spiritualità superiore che travalica i confini di una guerra tra luterani e cattolici che aveva lacerato l'Europa. È una messa in cui l'umanità si innalza al di sopra dei preconcetti, degli stati, dei riti, delle divisioni religiose e politiche. Una messa ecumenica al di là di ogni confessione. Un grande abbraccio a tutta l'umanità.